Il titolare del bar pizzeria La Fame e la Sete in via Matteotti a Taranto una mattina si è alzato, è arrivato al lavoro e si è accorto che le quattro piante che aveva messo all'ingresso del locale erano state rubate. Gli è accaduto lo scorso giovedì. Prima la rabbia, poi l'esasperazione. E così ha appeso un cartello fuori dall'attività per esprimere il malumore nei confronti di una città che continua ad affrontare problemi di degrado e delinquenza sempre crescenti. Le piante, il titolare, le ha ricomprate, anche se poi ogni mattina, appena fuori casa, si domanda se le troverà al loro posto. Siccome non è una storia nuova questa, non sulle piante, ma c'è sempre qualcosina, qualche souvenir che la gente si porta via, e onestamente stanco di questa cosa, adesso faccio un cartello e faccio sapere a tutti quello che c'ho dentro, insomma, perché è assurdo, onestamente, rubarsi le piante. E niente, ho augurato alla persona di portarsela, insomma, al cimitero e decorare il suo posto lì. Il quadro della città è questo. E indubbiamente vedere che si rubano le piante fa capire che sicuramente, come ho dato il nome al mio locale, La Fame e la Sete, c'è proprio fame in questa città.